Buongiorno a tutti. Oggi chiediamo, prima di cominciare questa nostra chiacchierata, un qualche cosa a voi che ci state guardando. Pensate se qualcuno vi chiedesse di dover raccontare in un quarto d'ora la vostra vita, quindi mettere in un tempo molto limitato quella che è stata la vostra esperienza, le vostre positività, le esperienze difficili, le criticità, tutto insieme in poco tempo. È un compito un po' difficile perché uno deve pensarci un attimo a capire quali sono le cose importanti e quali sono le cose che ritiene valga la pena di comunicare agli altri perché possano essere in qualche modo utili agli altri. Questo è quello che abbiamo chiesto di fare a Gian Piero, che oggi ha accettato, devo dire, con entusiasmo l'invito a raccontare un po' della sua vita. Quindi necessariamente dovremmo fare un riassunto perché non c'è molto tempo, però Gian Piero ha delle cose belle da raccontare, delle esperienze significative da raccontare. Quindi cominciamo Gian Piero con lei piccolino, da piccolo. Ma da piccolo io sono nato in Sardegna e che mio padre era partigiano, poi conobbe mia madre sarda, poi si sposarono e nacque mio fratello Luciano, Maddalena, io e Ines. Poi verso i 5 anni ci portò nella sua città natale, Firenze. Da lì, dopo tanta miseria, i miei genitori sono morti nel 92 e nel 94, e quindi per me fu una grossa perdita, però che superai senza usare stupefacenti perché non li conoscevo neanche. C'ho 3 figli che dal 96 non vedo, e quindi queste ferite me ne sono fatto una ragione. Oggi, da quando sono qui, dopo 5 mesi all'ospedale a Prato per una patologia abbastanza grave, però sta bene ora, e tramite cure, medici, l'aiuto degli operatori, eccetera, vado avanti per bene, lavoro. Guarda. Ecco, Gian Piero, dopo la sua infanzia, quindi un po' tra la Sardegna e la Toscana, lei ha avuto tutto il periodo dell'adolescenza, poi a che punto della sua vicenda di vita ha incontrato le sostanze? A 24 anni ho incontrato l'eroina per naso, poi per vena e endovena, e poi nell'80 c'è la cocaina, e ho fatto tutte e due. No, estasi, questa roba qui non l'ho mai toccata. L'alcol sì, però mi sono trovato solo. Mi sono trovato solo, e che chiaramente uno dà la possibilità una volta, 10 volte, 100 volte, poi dopo non ne può più, e chiaramente poi subentra anche il carcere, che il carcere nel male mi ha fatto anche molto riflettere, mi ha proprio fatto uscire dalla mentalità tossica, diciamo tossica, io non so esprimermi bene, però sono uscito da questa roba qui. Ed è uscito, al di là dell'esperienza del carcere, lei ha fatto anche diverse esperienze comunitarie, quindi dove si è messo in gioco per cercare di capire qual era stata la strada che l'aveva portata alla dipendenza. Sì, e queste comunità, una diversa dall'altra, con tante regole diverse dall'altre, da quella, da quella e da quell'altra, mi hanno fatto crescere piano piano, un pezzetto per volta, e chiaramente piano piano sono diventato. Mi sento, perlomeno io oggi, un uomo. Ora sono al CUFRAD, ho fatto 4 anni già
qui a Cuprade dal 26-10-2006 al 10-1-2010. In questa prima esperienza avvenuta tanto tempo fa, lei aveva cominciato a fare un percorso di elaborazione rispetto al problema della dipendenza. Poi, una volta ultimato questo percorso, c'è però stata l'esperienza della ricaduta e c'è stata poi un'ulteriore esperienza di carceraria, un'ulteriore esperienza di carcere. Mi cioè la droga, e ho fatto delle cose non brutte nel senso penale, ma non brutte nel senso cioè materiale. Non... Però hanno condotto comunque un'esperienza di carcerazione. Nell'ultima esperienza di carcerazione, come stava raccontando prima, c'è poi stata la scoperta di avere una malattia significativa. Sì, un tumore. Perché chiaramente se droghi, se bevi, se fai l'eroina, fai la cocaina, poi con gli anni viene fuori tutto l'HCB, il tumore, cioè queste cose qui che mi hanno curato in 5 mesi all'ospedale a Prato. Ora sono sotto cura qui, ma ho fatto la TAC a Bra. Ha fatto tutto l'iter per cercare. L'iter e... Ecco, la cosa che di Giampiero un po' incoraggia, ecco, è che nonostante questa vita difficile, nonostante l'aver perso un po' i contatti con i familiari, l'essere anche stato... Mi cercano, mi chiamano tutti i giorni o quasi, mio fratello, che io non sono mai andato d'accordo, nel senso, perché lui faceva una vita, lavorava, io facevo un'altra vita, quindi non condivideva la mia. Però oggi mi sento non perfetto, però solo la natura che c'è qui ti fa gioia, ti fa respirare gioia. Ecco, stavo dicendo proprio questo, che lei ha avuto la capacità, nonostante tutte queste esperienze che ha vissuto e nonostante per un periodo consistente della sua vita non abbia più avuto contatti con i familiari, si sia sentito rifiutato, di rimettersi di nuovo in gioco. Adesso sta affrontando la malattia con spirito tenace, comunque ha ripreso i contatti con i suoi familiari, sta facendo delle cose. Che cosa in specifico? Sì, che cosa in specifico del percorso che sta facendo adesso sente che l'aiuta? Sento voi molto vicino, sento gli operatori molto vicino, chi sopra gli operatori o chi più chi meno, ma che cosa voglio dire è che per me è stato una vita buttata via, e come consiglio che posso dare, se posso permettermi, non toccate mai la droga, non cercate cose che sono banali e che non esistono perché cioè ci sono. Ma io oggi mi sento veramente forte dentro, affronto il programma, voglio andare fino in fondo, anche poter fare comunità a vita. Tanto i figli sono grandi, sono nonno di 3 nipoti e quindi ci avrò anche l'avvicinamento di poterli vedere un giorno, di poter... Mi stanno cercando e questo per me è una bella sorpresa. Senta, lei ha sempre nel cuore anche mamma Laura. Chi è mamma Laura? Mamma Laura è una donna, è una famiglia che ho conosciuto, 2 figli scout ammarrati in una comunità in dove c'è Marradi, tra l'Emilia Romagna e la Toscana, nel 2001,
come scout, perché da maggio a settembre vengano da Bologna, Venezia, da qui e si accampano 20 giorni. Io sentii parlare toscano e mi avvicinai, feci l'amicizia, erano bambini, io ero boscaiolo, quindi. E feci questa amicizia e questa amicizia crebbe perché tutte le settimane telefonavano, mi scrivevano, eccetera, eccetera. Un giorno scrissi un diario mio con raccomandata ricevuta di ritorno, fecero un coso, un'equipe tra marito, cristiana, tutte le persone della famiglia. E mi scrisse Beatrice che abbiamo pianto tutti dalle sofferenze che te hai passato, eccetera, eccetera. E poi da lì, con mamma Laura, io la chiamo una seconda mamma, non mi ha mai abbandonato, o per un pacco cibo, ma soprattutto i consigli saggi. Ecco, questo mi sembra importante. Cioè, lei ha fatto esperienza concreta nella sua vita di cosa voglia dire la vicinanza, l'aiuto reciproco tra le persone. Forse è questo che dà valore alla sua esperienza. Sì, e mamma Laura poi insegna catechismo, quindi è sempre a Medjugorje, Lourdes, cioè, con gite, eccetera, eccetera. E quindi è molto cattolica, la mattina va a messa tutte le mattine. E quindi è importante che noi, penso, sia l'occasione buona per ringraziare anche lei, forse, vero? Anche lei, perché senza di lei, al di là del pacco, delle scarpe, della tuta, eccetera, del mangiare i cibi dolci, eccetera, eccetera. Questa è più la vicinanza, quelle sono cose materiali, ma la vicinanza che le ha dato. Vicinanza e più l'affetto che veramente è vero e che mi ha dato in tutte le maniere. In tutti i modi, cioè la ringrazierò per sempre, la porto nel cuore, come porto nel cuore sorelle, fratelli, cugini, eccetera. Bene. Non dimentico mai. Sono contento, sono contentissimo di essere qui e di rendermi partecipe in tutto e per tutto. Devo perfezionare, devo crescere ancora e seguire i consigli vostri che non sono indifferenti, sono saggi e con questi consigli ti crei forte, forte molto di più se. Sì, mi incoraggiano, se c'è un coso, un ostacolo da fare, io ce la metto tutta. Bene, bene. Allora ringraziamo insieme mamma Laura, di cui lei parla sempre, quindi ci sembra un po' di conoscerla, e tutte le persone che sanno essere accanto a chi è in difficoltà in una maniera positiva e costruttiva. E ringraziamo Giampiero che è stato disponibile a raccontare la sua esperienza. Io volevo dire un'ultima cosa, veloce, veloce. Ragazzi, siete giovani, io erano tempi diversi, non c'era tutte queste droghe, non rovinatevi per piacere, ma ve lo chiedo in grazia di Dio e con tutto il cuore, non rovinatevi. Grazie mille, grazie Giampiero e buona giornata. Grazie.